Buongiorno a tutti. Allora, bentrovati. Ci siamo già visti nella lezione precedente per quanto riguarda, che aveva come argomento la polizia amministrativa. Ora siamo qui ad occuparci delle funzioni di polizia giudiziaria, funzioni fondamentali che chiaramente riguardano comunque l'aspetto più specialistico e l'ambito proprio della polizia municipale, per cui argomento sempre di molto interesse, che vede chiaramente in questo caso occuparsi di una materia particolare che chiaramente ha funzioni proprie della categoria della polizia locale e quindi polizia municipale. La polizia giudiziaria, chiaramente con questo ambito, noi ci occupiamo dell'identificare di quello che è come finalità, quello che è la identificazione dei compiti veri e propri del personale della polizia municipale. Analizzarne chiaramente le funzioni e specificare le attività. Quindi questo è, diciamo, lo scopo di questa lezione. Partiamo subito con quello che è il riferimento normativo e quindi la legge quadro proprio della Polizia Municipale all'articolo 5, e sappiamo che la legge è un po' datata, quindi la legge dell'86, ma comunque una legge che, per quanto possiamo dire di doverla necessariamente aggiornare, però la fondamentale diciamo, struttura della norma è molto attuale a mio giudizio. L'articolo 5, comma 1 prevede proprio questo, recita in questo modo: la polizia, il personale di polizia locale, chiaramente il personale che svolge servizio di polizia municipale nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche le funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria riferita agli operatori o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai responsabili del servizio o del corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo. Quindi la prima constata, se la prima, il primo assioma da cui si deve partire è che il personale di polizia municipale che svolge il compito che ha, che appartiene alla polizia municipale ha di per sé, cioè all'atto dell'assunzione, quindi nel momento in cui riveste la qualifica di polizia municipale, svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalle leggi. Queste funzioni poi sono limitate nell'ambito del territorio e sono necessariamente limitate al tempo di servizio, e questo poi lo vedremo successivamente. Fondamentale quindi è capire e partire da questo presupposto che dal momento dell'assunzione dell'incarico e della firma del contratto, l'assunzione dell'attribuzione è praticamente open legis. L'articolo 55 codice di procedura penale sottolinea queste funzioni. Quindi noi vediamo che la legge quadro, la 65 dell'86, prevede le funzioni. Il 55 è codice di procedura penale, cosiddetto codice di rito, sottolinea quali sono chiaramente le competenze. La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa prendere notizie dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possibile affinché si possa procedere nell'azione penale. Quindi vediamo quali sono le competenze sintetizzate nell'articolo 55. Le funzioni sono svolte, vedete bene, leggete bene la parte terminale, sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti, anche degli agenti della polizia giudiziaria. Abbiamo visto chi sono gli agenti della polizia giudiziaria. Agenti di polizia giudiziaria sono coloro i quali rivestono nell'ambito della polizia municipale la categoria C, quindi l'istruttore di vigilanza. Chi sono invece gli ufficiali? Gli ufficiali sono
coloro che hanno funzioni dirigenziali e quindi il comandante dalla polizia locale e coloro i quali sono addetti al coordinamento e al controllo. Addetti al coordinamento e al controllo chiaramente è la categoria D, cioè l'istruttore direttivo. Andiamo avanti. Le principali funzioni della polizia giudiziaria sono e vengono verificate, vengono mutuate dalla norma e sono la funzione investigativa, funzione repressiva, funzione esecutiva e quindi l'attività di mero ausilio al pubblico ministero. Che cos'è la funzione investigativa? La funzione investigativa, come abbiamo visto prima, anche di iniziativa, consiste nella ricerca delle fonti di prova e nella raccolta di ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto costituente reato o per l'individuazione del colpevole. Prima riflessione: che cos'è la ricerca? Perché parliamo di fonti di prova? Sapete benissimo che il processo penale è un processo orale, la prova si forma in dibattimento, pertanto quello che noi andiamo a raccogliere non è altro che il mezzo, quindi il mezzo di prova o comunque la fonte di prova affinché poi la stessa possa essere confermata in sede orale dinanzi al giudice o al collegio e quindi in una fase dibattimentale. La funzione repressiva, quindi la funzione repressiva consiste nel dovere di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori e si identifica nel dovere di interrompere l'iter criminoso e le conseguenze che possono derivare dal fatto costituente reato. Quindi c'è proprio un obbligo di intervenire. È un obbligo in capo chiaramente ai funzionari ufficiali di polizia giudiziaria, agli agenti di polizia giudiziaria, ma di fatto è quello che si ritiene dovere di ripristinare lo stato ordinato delle cose. La funzione esecutiva è semplicemente l'attività di ausilio, per esempio le notificazioni, si sostanzia chiaramente no, no, nella notificazione ed esecuzione di ordinanze e atti del procedimento penale delegate dall'autorità giudiziaria. AG, quando leggete AG, sta per autorità giudiziaria. Come viene organizzato? Quando noi sentiamo parlare di sezioni di polizia giudiziaria, l'articolo 56 del codice di procedura penale stabilisce proprio questo. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Quindi è vero che noi siamo dipendenti del comune, dell'ente locale, in qualità di polizia, di agenti di polizia municipale, ma nel momento in cui assumiamo la funzione e quindi abbiamo la competenza di polizia giudiziaria, quindi come funzione vera e propria, allora noi dipendiamo direttamente dall'autorità giudiziaria e tutto quello che è l'attività della svolta in quel momento o dal momento o della delega o delle attività d'iniziativa è sotto la diretta funzione, diretta responsabilità dell'autorità giudiziaria, che nella prima fase delle indagini preliminari è chiaramente rivestita dal pubblico ministero, successivamente è rivestita chiaramente dal giudice per le indagini preliminari o dal giudice l'udienza preliminare. Successivamente, nel caso del dibattimento, noi in quel caso rivestiamo la funzione di persone informate sui fatti e quindi noi abbiamo il dovere di riferire proprio nel momento, proprio per consentire al giudice e per consentire al processo di formare la prova, la polizia giudiziaria che ha operato tutta l'attività, dovrà presentarsi in dibattimento, invitato chiaramente, convocato dal giudice, per essere sentito sull'attività che ha posto in essere. Ciò, a ragione del fatto che tale attività consente di formare la prova, quindi dalla fonte di prova che può essere il verbale, con la conferma oralmente delle operazioni poste in essere, si ha chiaramente la formazione della prova.
Le funzioni quindi vengono svolte sotto la diretta dipendenza dell'autorità giudiziaria. Sono chiaramente considerati i servizi di polizia giudiziaria quelli previsti dalla legge, sono chiaramente le sezioni di polizia giudiziaria che sono istituite presso ogni procura della Repubblica e sono composte dal personale dai servizi di polizia giudiziaria. E sono chiaramente l'organizzazione è poi completati gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, appartenenti chiaramente a ogni ordine e che la legge fa proprio obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato. Possiamo identificare nelle forze dell'ordine Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, chiaramente Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e non ultimi, polizia municipale e polizia locale, quindi tutti quelli che rivestono la funzione di polizia giudiziaria. L'articolo 57 in questo caso ci elenca quello che vi ho appena descritto, quindi l'articolo 55 fa salvo le leggi speciali e poi identifica gli ufficiali di polizia giudiziaria in questo modo: dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti della Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, ai quali l'ordinamento delle singole amministrazioni riconosce tale qualità. Su ispettori ufficiali superiori e inferiori parliamo della sia maresciale e dei brigadieri dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Qua bisogna fare una piccola riflessione. Vedete, marescialli e brigadieri dell'Arma dei Carabinieri equivalgono praticamente alla categoria contrattuale dei nostri diciamo brigadieri o comunque dei nostri marescialli, la categoria C. Intanto qui la norma per l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza li inquadra come ufficiali. Diversamente nell'ente locale, l'agente che è categoria C non è inquadrato come ufficiale, ma è inquadrato come agente di polizia giudiziaria. La differenza è importante. Perché si fa questa differenza? La differenza viene chiaramente ad essere sostanziale quando si pongono in essere gli atti, quindi quando si fa un'attività, alcune delle attività anche delegate non possono essere svolte dagli agenti, ma devono necessariamente essere svolte dagli ufficiali. Questo che cosa significa? Significa che quando l'attività è delegata è necessario essere coadiuvati e quindi avere una struttura composta dall'ufficiale e dagli agenti. E l'ufficiale assume la direzione delle indagini, in quel caso nelle attività delegate. Quando invece gli atti sono atti urgenti, l'esempio tipico è l'articolo 354 del codice di procedura penale, in quel caso la norma prevede che anche gli agenti possano eseguire che diversamente invece spettano agli ufficiali in caso di urgenza. Ecco la differenza. Continuiamo. Il sindaco dei comuni dove non vi sia sede, se non è sede di ufficio di polizia di Stato, cioè non c'è un commissariato, non c'è un comando dei carabinieri o della Guardia di Finanza. Chi assume le funzioni di ufficiale? Il sindaco. Sono agenti di polizia giudiziaria, gli agenti e gli assistenti della polizia penitenziaria. Dopodiché andiamo avanti. Ok. Ora, quali sono le differenze? Ve l'ho appena accennato. Il personale della polizia locale o figure simili, per esempio la polizia provinciale, rivestono la qualifica propria di polizia giudiziaria solo quando sono in servizio e nell'ambito del territorio ove operano, diversamente dalle forze di polizia tipiche, cioè la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Diversamente da loro, essi, questi ultimi, rivestono sempre a tutto tondo la qualifica di cui all'articolo 57 che abbiamo appena letto.
atto. Ciò anche nel caso di aspettativa, salvo la sospensione dal servizio attivo. Poi vi sono gli ausiliari. Gli ausiliari di polizia giudiziaria sono, ai sensi del 348 del codice di procedura penale, quarto comma, sono persone che hanno qualità professionali idonee all'espletamento delle attività di indagine. Quindi, primo requisito è l'idoneità sia professionale e morale e hanno l'obbligo di prestare la propria opera e mantenere il segreto istruttorio, chiaramente. Vi faccio l'esempio, gli ausiliari, i traduttori. Quando ci si è di fronte a un'attività di indagine o comunque di fronte ad un'attività di iniziativa, e quindi tanto per fare un esempio molto pratico, qualora noi fermiamo per strada anche in caso di incidente stradale, alla guida c'è uno straniero che ha commesso in quel caso un reato o guida sotto l'influsso dell'alcol e quindi o di droghe e quindi chiaramente sta per caso commettendo un reato, qual è il nostro dovere? È quello di fare in modo che tutte le attività poste in essere sono nella massima trasparenza e quindi abbiamo necessità che la persona capisca l'italiano e che noi capiamo chiaramente la lingua straniera. E quindi cosa facciamo? Nominiamo un ausiliare di polizia giudiziaria che ha il compito di garantirci che tutti gli atti vengano tradotti e che la lingua conosciuta, la lingua parlata diciamo, dal trasgressore, in quel caso dall'indagato, sia comprensibile agli organi di polizia che sono l'organo di polizia, in questo caso della polizia municipale procedente. Quindi, come si fa a nominare? C'è un apposito verbale di nomina, ma soprattutto ci sono gli elenchi nelle procure, quindi la procura ha a disposizione l'elenco degli ausiliari, in questo caso per disciplina, e quindi ci servirà il traduttore in quella lingua straniera. E non solo, bisogna fare attenzione anche che la lingua corrisponda anche al dialetto, perché molto spesso in alcune comunità si parla un dialetto che non è facilmente comprensibile, anche se si conosce la lingua ufficiale di quel posto. Quindi fondamentale è assicurarci che una ottima comprensione tra le parti. Questo è fondamentale, questa è una delle modifiche del codice di procedura penale, che è garanzia costituzionale del giusto processo. Infine ci sono i coadiuvatori, sono anche gli investigatori privati, anche uffici di vigilanza, agenti di vigilanza, anche loro hanno l'obbligo di dare qualsiasi informazione e collaborare con la polizia giudiziaria e con l'autorità giudiziaria. Vediamo quali sono ancora, mantenendoci nelle competenze della polizia giudiziaria, quali sono le responsabilità che rinvengono proprio dal codice di rito. La funzione di polizia giudiziaria è peculiare, perciò comporta una serie di doveri che rappresentano la manifestazione più corretta della dipendenza funzionale dell'autorità giudiziaria. Quindi il giudice, in questo caso anche il magistrato del pubblico ministero, può procedere a sanzionare con procedimenti disciplinari gli addetti alla polizia giudiziaria e quindi gli operatori che non hanno osservato principi fondamentali anche esempio della correttezza nella procedura da porre in essere. I principali compiti poi sono delineati da norme specifiche che possono essere enunciate nel seguente modo. Dovere di riferire. Allora, questo è fondamentale. La notitia criminis, il cosiddetto, diciamo, reato, ipotesi di reato, perché noi il reato lo andiamo a ipotizzare, sarà poi il pubblico ministero, il magistrato del pubblico ministero a procedere nei confronti di e quindi a definire il titolo del reato. Quindi il dovere di riferire senza ritardo, questo è anche fondamentale, ricordare questa parolina senza ritardo, perché poi più avanti vi
Dirò che c'è una caratteristica proprio degli atti tipici, è proprio il riferire in una tempistica, diciamo, determinata dalla norma. Quindi dover di riferire senza ritardo la notizia criminis al pubblico ministero. In particolare deve riferire per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli atti compiuti inerenti alla raccolta delle fonti di prove, l'identificazione delle persone che possono riferire su circostanze utili ai fini della ricostruzione del fatto reato. Se sono compiuti atti per i quali è necessaria la presenza del difensore, la trasmissione al pubblico ministero deve avvenire entro 48 ore dal compimento degli stessi. E in caso particolare urgenza, per tali tipologie di reato, la comunicazione deve avvenire in una forma orale e quindi ecco. Cosa significa? Non solo, tra i doveri fondamentali è quello di riferire senza ritardo. Il senza ritardo potrebbe chiaramente avere una dilazione nel tempo incerta. E allora dice, la norma dice, sì, si può riferire senza ritardo per quelli che sono i reati che non hanno una garanzia di legge dal punto di vista della procedura, ma qualora gli atti sono qualora che per tali atti è necessaria la presenza del difensore, allora bisogna riferire entro 48 ore. Ancora di più, una deroga è per iscritto, quindi la comunicazione di notizia di reato, la cosiddetta CNR, comunicazione di notizia di reato o notizia di reato semplicemente, che ha una forma scritta e quindi una verbalizzazione coerente con tutto quello che è la elencazione delle necessità che il pubblico ministero abbia di conoscere quello che noi abbiamo fatto, in questo caso c'è l'eccezione, e cioè in casi di particolare urgenza è possibile chiamare il magistrato, in quel caso il magistrato di turno, e fare una breve descrizione dei fatti in forma orale. Chiaramente con poi successivamente la raccolta di tutto quello che come dire, quello che costituisce la notizia completa e trasmetterla in forma scritta, sempre. Dovere di compiere gli atti ad es a, gli atti ad essa, nel senso alla polizia giudiziaria delegati, e questi sono tutti gli atti che sono posti in essere dalla polizia municipale, in questo caso delegati dall'autorità giudiziaria. Gli atti delegati hanno sempre una forma chiaramente scritta, ma soprattutto hanno un termine, quindi il dovere di compiere quegli atti in una, non solo con grande scrupolo, ma soprattutto con una tempistica adeguata a quello che chiede al magistrato. Quindi tutte le attività, la PM, la Polizia Municipale, il pubblico ministero, se ritiene utile che alle indagini delega tutto l'iter o parte dell'iter investigativo anche alla Polizia Municipale, in funzione di polizia giudiziaria. E che cosa fa la polizia giudiziaria? Svolge tutte quelle attività secondo quella che è la direzione del pubblico ministero. In questo caso, anche se emergono ulteriori fatti, possiamo dire che prima che poi successivamente vi dirò anche che prima che l'attività venga chiaramente sotto la direzione del pubblico ministero, allora c'è l'attività di iniziativa. Dovere di mantenere il segreto è previsto dall'articolo 329 e prevede che tutte le attività di indagini compiute dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria siano coperti da segreto d'ufficio fino a quando l'imputato non possa averne conoscenza. Dunque, uno dei doveri più importanti è quello proprio di mantenere il segreto d'ufficio e non rivelare ogni situazione che può essere pregiudizievole ai fini dell'indagine. Tutto quello che viene fuori, la polizia giudiziaria deve informare per tutto quello che viene a conoscenza, deve informare il pubblico ministero. E quindi
il contatto è unicamente, fino alla conclusione dell'indagine, unicamente col pubblico ministero. Il dovere di divieto di consigliare succede molto spesso quando si invita la persona su cui viene svolta l'indagine, e quindi l'indagato, e soprattutto quando si è in presenza di persone che possano, insomma, far capire che ci sono delle difficoltà, allora niente di più semplice che ci si anche lascia un po' andare consigliando. Questo è assolutamente vietato, quindi le persone coinvolte nell'indagine non devono essere assolutamente consigliate sulla difesa, sul difensore di fiducia. Questo è, quindi la polizia giudiziaria si deve astenere in questo caso. Dovere di dare immediato avviso al PM dell'accompagnamento di persone. Queste sono le attività d'urgenza. In questo caso si fa in via anche informale, si chiama il magistrato e si avvisa che c'è stato l'accompagnamento di persone su cui vengono svolte delle indagini, quindi c'è proprio il fermo dell'indiziato di reato. Il dovere di trasmettere senza ritardo e non oltre le 48 ore. Qui parliamo del verbale delle operazioni compiute e del verbale di sequestro. In questo caso possiamo dire che sono atti tipici, sono atti per i quali l'attività ha un dove, la polizia municipale ha un dovere, quindi la polizia di funzione di polizia giudiziaria ha un dovere vero e proprio di come dire, riferire in un termine congruo. Cosa succede qualora si va oltre le 48 ore? Succede che tutti gli atti posti in essere non sono convalidati, ma non è convalidata l'attività e quindi la polizia giudiziaria non ha, non, come dire, non ha un verbale di convalida. Il magistrato, se ritiene necessario assolutamente all'attività di indagine, dispone di iniziativa, dispone egli stesso la convalida del sequestro. Quindi cosa succede? Le operazioni che vengono compiute, quindi con il verbale di sequestro, qualora si va oltre le 48 ore, non vengono convalidate perché siamo fuori termine. Ma il magistrato, se ritiene necessario porre sotto sequestro quel bene, quel mobile, quella cosa che è servita per commettere il reato, può disporre il sequestro. Quindi la maggior parte, molto spesso succede così, in questo modo. Dovere di informare immediatamente il pubblico ministero dell'avvenuto arresto. Questo è la stessa situazione degli atti urgenti. Questo dovere la polizia giudiziaria lo mette in essere soprattutto quando c'è la persona fermata o arrestata. Il dovere in questo caso invece delle 48 sono 24 ore. Qui c'è qualcosa di più, come sanzione, qualcosa di più importante, perché qualora non si rispettano i termini, non solo si lede il diritto alla libertà personale, che è un diritto costituzionalmente garantito, ma soprattutto, cosa ancora più importante, si ha la violazione, quindi in questo caso, di una procedura. E come abbiamo visto in precedenza, il magistrato tiene conto anche per un eventuale procedimento disciplinare a carico di chi aveva il dovere di informare e non ha informato. Abbiamo detto 24 ore. Per il fermato dovrà essere trasmesso il verbale delle operazioni. In questo caso è un verbale scritto. E quindi abbiamo visto quali sono i doveri. Questo per capire, per renderci conto, e questo è fondamentale, che la polizia giudiziaria opera alle dirette dipendenze del magistrato, e quindi in questo caso del pubblico ministero, ma deve avere necessariamente una formazione tale, e quindi scopo di questa lezione, da dover evitare di violare doveri fondamentali a prescindere dalle sanzioni nel quale chiaramente si può incorrere, ma per dare contezza a quella che è chiaramente l'azione penale e tutto quello che sta alla base della procedura penale.
Quindi la responsabilità quindi, per ogni omissione, oltre a quello che abbiamo analizzato, è anche per il ritardo ingiustificato. La responsabilità è quindi una censura ed è anche chiaramente orale o anche una dichiarazione scritta e c'è anche un motivo di biasimo. In questo caso tutto questo viene poi inserito in un fascicolo e trasmesso all'organo di appartenenza. Posso dire che nella mia carriera di comandante della polizia locale non mi è mai capitato di assistere quantomeno ad un procedimento disciplinare a carico della polizia giudiziaria. Succede sovente che le attività delegate dalla polizia, dal pubblico ministero non sono portate a termine nei termini assegnati, ciò per la complessità a volte delle attività, ripeto, delegate, ma questo significa semplicemente che nel momento in cui ci troviamo di fronte ad una impossibilità di chiudere le attività delegate nel termine non so, assegnato dal pubblico, nel termine assegnato dal pubblico ministero, si chiede al pubblico ministero di dilazionare i tempi e quindi una proroga delle attività di indagine. Attività di iniziativa, abbiamo accennato prima a quali sono chiaramente i doveri, ma la polizia giudiziaria può, in alcuni casi previsti dalla legge, operare di iniziativa e prima che il pubblico ministero assume la direzione dell'indagine, cioè prima di darne notizia di fatti al pubblico ministero e quindi all'autorità giudiziaria. Vediamo quali sono le norme che prevedono questa possibilità. Articolo 347 del codice di procedura penale. Obbligo di riferire la notizia di reato. Allora, abbiamo detto prima, qui c'è proprio la tipizzazione. Possiamo fare una piccola parentesi dicendo semplicemente che la procedura penale, e quindi il codice Sono di rito, liberata. è un codice. Quindi stavamo dicendo, il codice di rito è un codice cristallizzato in tutti gli atti tipici. Quindi noi vediamo che la procedura penale nel codice di rito è ben disciplinata e ben tipizzata. Quindi leggeremo quando avremo qualche dubbio su come operare. È importantissimo consultare il codice di rito e soprattutto seguire in modo dettagliato tutto quello che viene dato come indicazione, come disciplina e come presupposto dalla normativa. La norma quindi è ripeto, l'articolo 347 del codice di procedura penale, obbligo di riferire. Allora, cosa si deve riferire? Intanto, senza ritardo, al pubblico ministero la notizia criminis, della quale la polizia giudiziaria è venuta a conoscenza. La comunicazione deve essere scritta e deve contenere elementi essenziali del fatto, elementi idonei come fonti di prova, coordinate temporali di acquisizione della notizia di reato, generalità, domicilio e qualunque altra cosa utile per identificare l'indagato, l'offeso o chi deve riferire notizie rilevanti. L'obbligo di riferire invece nelle 48 ore, a differenza di quello che viene detto in precedenza, obbligo di riferire senza ritardo, è previsto nel caso di indagini di iniziativa e in questo caso quando siano compiuti atti per i quali è prevista, ma la presenza sia obbligatoria che non obbligatoria del difensore dell'indagato. Quali sono i reati gravi, tutti quelli previsti dal codice di procedura penale, per cui è per esempio previsto l'arresto obbligatorio, in questo caso non c'è né il termine di senza ritardo né le 48 ore, ma va fatta immediatamente la notizia, va data notizia di reato.
immediatamente anche in forma orale e poi segue per iscritto. Quindi abbiamo detto che queste norme le troviamo, questa procedura la troviamo cristallizzata nell'articolo 347. L'articolo invece 348 parla delle fonti di prova e quindi nell'esercizio delle proprie funzioni la polizia giudiziaria dispone di un margine di autonomia, nel senso che può, in questo caso, può operare, esercitare anche d'iniziativa determinate attività, d'iniziativa ma anche su delega, e quindi in tutti e due i casi, prima o dopo la comunicazione di notizia di reato. Allora, qual è la differenza? L'esercizio, la delega viene chiaramente esercitata dal pubblico ministero quando ha acquisito la notizia di reato. Nel momento in cui ha acquisito la notizia di reato e con l'assegnazione del fascicolo al magistrato, il pubblico ministero ha la direzione, acquisisce la direzione dell'indagine. Allora, adesso bisogna fare una brevissima precisazione. Allora, cosa succede? La polizia giudiziaria si trova di fronte alla commissione di un reato. Cosa fa? Scrive, quindi fa una comunicazione di notizia di reato e la trasmette al magistrato. La trasmette quindi alla Procura della Repubblica, quindi procuratore della Repubblica. Quando arriva in procura, la notizia di reato viene iscritta in un registro che è il registro delle notizie di reato e contestualmente assegnata a un magistrato. Ed è in quel momento che il magistrato diventa titolare di quella indagine. Quindi ecco perché fino a tutte le attività svolte prima della trasmissione della notizia di reato, c'è una operatività direttamente esercitata dalla polizia giudiziaria. Successivamente dobbiamo attendere le deleghe del magistrato in modo tale che è il magistrato che ha avuto, che ha in questo caso, titolarità dell'indagine. Dopodiché, cosa fa la polizia giudiziaria? Allora, la polizia giudiziaria ha il dovere e quindi il potere di ricercare le cose, strumenti o mezzi, o tracce, segni, indizi materiali o pertinenti al reato, evitare che si alterino cose o tracce pertinenti al reato, come fa attraverso il sequestro, ricercare le persone in grado di riferire su circostanze rilevanti. Vedete, questi tre passaggi saranno utilissimi successivamente quando tratteremo della infortunistica stradale. Saranno fondamentali perché sono quelle che le garanzie che noi poniamo quando facciamo un'attività di indagini, quindi ricercare le cose, evitare che si alterano le tracce pertinenti al reato e soprattutto riferire su circostanze, porre all'attenzione del magistrato i cosiddetti testimoni che sono in grado di riferire personalmente ciò che è successo. Quando quindi la polizia giudiziaria compie atti che richiedono delle competenze specifiche, abbiamo detto prima, e quindi delle competenze tecniche, può avvalersi di persone qualificate. Abbiamo detto che vi sono gli ausiliari di polizia giudiziaria. Lo stesso articolo 348 ritiene che ci sia, cioè, disciplina questa figura particolare al comma 4, che è praticamente colui che ha delle competenze tecniche. Chiaramente la polizia giudiziaria in sé può avere bisogno, qualora deve, vi faccio l'esempio di una materia che avete sicuramente già approfondito, è l'edilizia, quindi l'abusivismo edilizio. Qualora noi ci troviamo di fronte alla commissione di un reato di tipo edilizio e quindi che in questo caso viola le norme del 380 del testo DPR 380 del 2001, esempio la costruzione di un edificio,
senza l'autorizzazione, quindi senza il permesso di costruire. Cosa succede? La polizia giudiziaria all'evidenza vede lo stato dei luoghi, ma non è in grado di cogliere quelle che sono le peculiarità di quelle dell'ambito dell'edilizia, e quindi dovrà nominare ausiliari di polizia giudiziaria il tecnico, un tecnico generalmente nominato il tecnico comunale, che dovrà riferire alla polizia giudiziaria attraverso un referto o una relazione di servizio dettagliatamente che cosa ha violato e qual è la natura della violazione. Qualora la violazione, in questo caso che vi ho fatto prima, è di natura penale, necessariamente porrà in essere quelle che sono i doveri e i poteri di impedire che si porta a compimento il reato, e quindi dovrà procedere al sequestro. E questo però avverrà grazie all'ausilio delle competenze tecniche dell'ausiliario di polizia giudiziaria. La relazione dell'ausiliario di polizia giudiziaria, in questo caso del tecnico comunale, accompagnerà tutti gli atti di polizia giudiziaria nel fascicolo, e quindi saranno necessariamente tutti gli atti che dovranno chiaramente far parte del fascicolo. Gli atti possono essere chiaramente anche atti di identificazione dell'indagato, la perquisizione, il sequestro, sono tutti e tutte esperienze investigative, e sono tutte attività, diciamo, tipiche. Poi vi sono delle attività tipiche, e vediamo un po'. Quindi, oltre chiaramente a quelle che sono attività emergenti, che abbiamo detto sequestro, che sono tipizzate, ci sono i pedinamenti di cui parlavamo prima. La polizia giudiziaria deve anche identificare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. L'identificazione anche è un'attività d'iniziativa, e in questo caso anche dell'accompagnamento. Quindi il 349, come gli altri articoli del codice di procedura penale, tipizza tutto quello che è la procedura che dovrà adottare la polizia giudiziaria, le sommarie informazioni rese nei confronti delle persone, nei confronti dei quali vengono svolte le indagini, per esempio le informazioni sommarie, qualche volta penso che l'avete sentito. Inoltre abbiamo ipotesi importanti, per cui, e sono in particolare tre, sono ipotesi per le quali possiamo dire che le attività di indagini sono direttamente svolte dalla polizia giudiziaria, e le elenchiamo bene e le verifichiamo, diciamo, nella misura in cui l'indagato è libero, per esempio. Quindi la polizia giudiziaria può assumere delle attività di indagini. Ora, direttamente in capo all'indagato. Ora, perché si pone questa ipotesi? Perché sicuramente vi sono delle altre attività che sono che non possono essere svolte dalla polizia giudiziaria. In quel caso interviene direttamente il pubblico ministero. Faccio una breve parentesi, alcune slide, sarò velocissima, cercherò poi di riprenderle in una successiva lezione, in modo tale che avremo poi maggiore possibilità di approfondimento. Le sommarie informazioni ne abbiamo parlato prima, gli accertamenti urgenti, e quindi sono il 352 e il 354. Questi articoli li svolgeremo bene bene quando faremo la infortunistica stradale. Le perquisizioni sono atti tipici, e quindi può essere una perquisizione locale o perquisizione personale. La definizione di corpo del reato, ripeto, lo poi lo
svolgeremo bene, perché questo è fondamentale, chiaramente ai fini proprio della identificazione del fatto reato. Quali sono le attività quindi che possono essere poste in essere ad iniziativa? La flagranza di reato, l'evasione, in questo caso c'è la possibilità di perquisizione di iniziativa, il plico e la corrispondenza, questo è l'articolo che prevede, poi con calma potete leggervele attentamente, quindi prevede anche la possibilità di acquisire la corrispondenza presso chiaramente in modo per assicurare le fonti di prova, e questa è un'attività che va direttamente, vedete, direttamente nel fascicolo dibattimentale. E le cose urgenti, le attività urgenti sono il 354, il sequestro. Il 354 è fondamentale, lo tratteremo in modo specifico quando faremo la lezione sulla infortunistica stradale, perché è importantissimo. Il sequestro può essere probatorio, preventivo, conservativo. Ad esempio, abbiamo il sequestro probatorio, il 254 oppure il 265. Abbiamo quello preventivo, il 321. Sono di solito preventivi i sequestri che generalmente sono sequestri delegati dall'autorità giudiziaria. E poi c'è il sequestro chiaramente ai sensi per urgenti, il 354, abbiamo visto prima. La norma, dicevamo prima, distingue una serie di attività che sono chiaramente attività tipizzate. Abbiamo detto quali sono, quelli che sono soggette alla verbalizzazione, le sommarie informazioni, le sommarie rese dall'indagato, rese dai testimoni, acquisizioni e sequestri, identificazioni dell'indagato, acquisizione di punti per corrispondenza, abbiamo visto già prima, l'accertamento sulle cose, l'accompagnamento per l'identificazione, lezioni domicilio, sono tutte attività chiaramente che vanno necessariamente riferite al magistrato in una forma verbale, e l'abbiamo visto prima, il 347 prevede quali. Tutta tipizza tutta questa procedura importantissima per poter evitare che ci siano delle lacune negli atti che trasmettiamo in procura. L'annotazione invece è un atto atipico. L'annotazione è un fatto che viene trasferito al magistrato in una forma, diciamo, non tipizzata. Ed è, come dire, più o meno viene identificata come un'attività di mera informazione, non deve essere chiaramente indicato non c'è una vera e propria forma scritta, come viene indicato invece per l'annotazione, per la comunicazione di notizia di reato. È una descrizione di fatti, c'è chiaramente l'attività che viene svolta, oppure è una, viene svolta nella misura in cui in occasione delle indagini, sempre ci sono dei o ci sono delle osservazioni che fa la polizia giudiziaria, o addirittura vi sono delle trascrizioni di telefonate, e quindi con l'acquisizione di tabulati. Allora, in questo caso, l'annotazione di polizia giudiziaria è un processo che viene praticamente trasmesso in forma, come dire, abbastanza libera, possiamo dire. La relazione di servizio invece è un atto tipico, e come abbiamo visto in precedenza, è un atto che proviene dall'agente o dall'ufficiale, e proviene dall'ufficio di appartenenza. È una relazione che è assimilabile a tutte le annotazioni dell'attività che viene svolta sia per le indagini preliminari,
particolari, sia chiaramente nelle successive attività delegate, ma soprattutto è importante sottolineare che questa relazione fa parte del fascicolo che il pubblico ministero poi trasmette al dibattimento. Essa, come vi ho accennato in precedenza, dovrà essere confermata nella misura in cui durante il processo, quindi nell'aula dibattimentale, il giudice ritiene che tale dichiarazione, relazione di servizio, chiaramente redatta dalla polizia giudiziaria procedente, abbia questa valenza di prova e quindi invita la polizia, più che invita, convoca la polizia giudiziaria e quindi gli agenti o gli ufficiali che hanno proceduto e fa riferire oralmente della relazione di servizio del contenuto della relazione di servizio. Qualora vengano confermati i fatti e può essere anche oggetto di prova contraria, quindi la difesa potrebbe tranquillamente fare delle domande, qualora vengono confermati tutto il contenuto della relazione di servizio diventa una prova a tutti gli effetti. Quindi il magistrato può tranquillamente, in questo caso il pubblico ministero può tranquillamente fare la sua parte di accusa, mentre il giudice può tenere conto della valutazione. Chiaramente, in questo caso, la polizia giudiziaria ha operato in modo corretto e efficace. Le altre attività sono attività chiaramente che abbiamo detto in generale non possono essere svolte direttamente dalla polizia giudiziaria. Esempio, una per tutti, l'interrogatorio dell'arrestato, del fermato, quando per esempio c'è anche l'interrogatorio in carcere. Non è possibile delegare, il pubblico ministero non può delegare questi atti alla polizia giudiziaria, l'ispezione, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori. Attenzione, queste sono attività che non possono essere delegate, ma che direttamente il pubblico ministero ha procedere. Quindi non sono delegabili, ma qualora ci dovesse essere la necessità, è direttamente il pubblico ministero a procedere. Accertamenti tecnici non ripetibili, accertamenti cosiddetto l'incidente probatorio, le ispezioni personali in casi particolari, perquisizioni presso le banche, nel caso in cui c'è il diniego da parte del direttore della banca. Invece sono delegabili la ricezione di denunce, querele, istanze, procedimenti, ispezioni di cose, sequestri, insomma tutto un elenco di cui abbiamo detto in precedenza. Infine, cosa fondamentale è qual è? Ulteriore attività è l'esecuzione, è una mera attività per cui il giudice, l'autorità giudiziaria delega notificazioni, esempio, atti che possono essere, come dire, di ausilio nella fase dell'esecuzione, quindi una per tutte sono le notificazioni, quindi quello fondamentale è proprio delle attività. Proprio per anche la traduzione, la custodia, l'esecuzione di ordinanze di custodia in carcere, queste sono tutte attività di mera esecuzione. Benissimo, allora io con questo ho terminato la lezione, sperando di essere stata efficace nel perseguire le finalità che ci siamo detti. Sicuramente avrò occasione di chiarire in modo e di specificare meglio alcuni passaggi, ma soprattutto lo faremo con la lezione sull'infortunistica stradale, che non è altro dove vedremo applicare la procedura penale, che potrebbe in questo caso sembrare sterile, in questo caso l'applicheremo operativamente, quindi sarà anche da un certo punto di vista di notevole interesse. Vi ringrazio e vi auguro buon prosieguo e auguri di buon Natale.